Tesori e tesori, ciao! Finalmente sono tornata con un nuovo video dopo tanti mesi di assenza. E prima cosa voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti del mio canale, sia le persone che sono ancora iscritti al mio canale nonostante non ho fatto video, e sia tutti i nuovi iscritti. Vi ringrazio di cuore, grazie per la condivisione dei miei video, grazie che continuate a seguirmi. Vi chiedo scusa per la mia assenza, ma sto passando un momento molto particolare della mia vita e sì, creo per reagire, però si crea molto poco e quel poco che creo lo faccio più che altro più per reagire che per piacere. E ho fatto anche un nuovo video tutorial che caricherò presto, che è una creazione molto semplice che voglio condividere con voi. Vi voglio mostrare i miei piccoli pastrocchi, quello che ho realizzato. Spero che continuerete ancora a seguirmi su questo mio canale. Mi scuso per l'emozione perché è tantissimo che non giro un video e sto un po' tirata, un po' emozionata, un po' di tutto, insomma, spero che mi capite. E niente, vi mostro le creazioni sia a maglia che a uncinetto. Fatemi sapere che ne pensate. E appunto, questa novità che vedrete sono appunto tutte le cose che sto imparando e che voglio condividere con voi anche attraverso dei piccoli video tutorial, che più che un video tutorial lo dovete vivere come una cosa che impariamo insieme. Ecco, vi mando un bacio. E vi lascio alle mie creazioni. Mostro le creazioni a maglia che ho realizzato grazie a dei tutorial che ho seguito. Le prime creazioni sono state queste scarpette da neonato, sia bimba che bimbo, e vi faccio vedere prima queste da bimba e vi pubblico il link del blog del quale troverete il tutorial della creatrice che io ritengo bravissima perché veramente le sue spiegazioni sono così semplici e che anche per me come principiante, come tutti i principianti sono all'inizio con la maglia, sono di semplici realizzazioni. Ve le faccio vedere la base della soletta. Poi vi faccio vedere punto per punto. Io ho deciso di mettere il nastro di organza e sono veramente sfiziose, mi piacciono tantissimo e sono le prime che ho realizzato ed ho utilizzato un filato spesso. Infatti, rispetto a queste da maschietto che vi mostro, sono leggermente più piccole queste da maschietto perché ho utilizzato un filato molto sottile rispetto a questo grossetto che sono leggermente, infatti, di poco, però sono più piccoline. Vi faccio vedere, sembrano uguali come misura, ma in realtà sono leggermente più piccole e sono veramente di semplice realizzazione. Non solo mi sono divertita a realizzarle, ma sto imparando dei punti della maglia che io proprio mai pensavo di imparare e mi sto appassionando appunto di questa secondo me di questo nuovo hobby. Veramente sto imparando un pochino di cosine. Scusatemi, come al solito l'emozione. E queste sono le prime creazioni che ho realizzato con la maglia. Creazioni all'uncinetto, vi voglio mostrare questi bavaglini che ho realizzato grazie al tutorial di Oana, del quale vi pubblico il link del video tutorial su questo video. Io ho realizzato sia questo da femminuccia sia questo da maschietto. Fatemi sapere se vi sono piaciuti, come li ho realizzati. E devo ringraziare veramente Oana, fa dei video tutorial chiarissimi e del quale mi sono stati di grande aiuto per realizzare queste creazioni. E adesso vi faccio vedere altre creazioni all'uncinetto. Un'altra creazione all'uncinetto che ho realizzato è questo vestitino da bimba. Questo vestitino da bimba l'ho realizzato grazie al video tutorial di Monica Forio, del quale vi pubblico il link del video. L'ho realizzato veramente con semplicità, senza alcuna difficoltà. L'unica cosa, ho modificato le maniche, le ho fatte leggermente diverse e mi sono divertita a realizzare questo vestitino. Spero tanto che vi piace. Un'altra creazione che ho realizzato è stato questo cuore di Oana, del quale vi pubblico il link del video tutorial. Mi sono divertita a realizzare questo cuoricione, questo grande cuore. Mi piacciono molto i cuori, come sapete, quindi ho pensato di realizzarlo. Mostro le mie ultime creazioni che ho realizzato grazie a Monica Furio, del quale vi pubblico il video tutorial. Questo è stato il mio primo cappellino a maglia.
e l'ho realizzato cambiando soltanto l'inizio perché sono riuscita a imparare la maglia tubolare, però non riuscivo a ricordarmi i passaggi per la costa 2-1, in quanto sono un casino io per memorizzare i punti, e così ho pensato di realizzare la costa 2-2. Infatti è molto veloce come lavorazione e sono riuscita a fare 5 cm a costa 2-2 e poi ho fatto tutto il procedimento di Monica in questo modo, con la maglia legaccio. E questo cappellino di questo di tutti i color, tutto multicolor, è per me perché ho già il gilet dello stesso colore fatto all'uncinetto che avevo fatto alcuni mesi fa, che vi avevo fatto vedere in video, e quindi avevo deciso di realizzare un cappellino per me. Poi mi è stato richiesto su commissione un cappellino per una bimba e l'ho appena finito e ve lo voglio mostrare. L'ho fatto sempre con la costa 2-2 come inizio, ve lo faccio vedere più da vicino. E poi ho realizzato tutta la maglia legaccio e poi ho attaccato questo fiorellino che è una margherita, appunto come consiglia Monica. Per realizzare questa margherita io vi avrei fatto lo schema se non fosse stata di mia, se fosse stata di mia realizzazione, ma essendo che non è di mia realizzazione, vi faccio vedere dove potete trovare lo schema. Lo potete trovare su Idea Crochet numero 2, c'è cioè appunto lo schema per realizzare la margherita sia piccola che grande, ed è veramente semplicissimo da realizzare. Con queste due creazioni che ho terminato veramente da pochissimo, una che è il cappellino bimba, vi saluto con affetto, sono contentissima di essere ritornata a fare video, spero di esservi mancata almeno un pochino, voi mi siete tanto mancati, e il prossimo video spero di caricarlo presto, sarà un video tutorial. Vi mando un bacio grandissimo, proprio moltiplicato. E vi saluto con affetto. Ciao tesori e tesore. Ciao.